tipicamente la Cina, hanno già acquisito tutte le miniere, no? In Africa. E in questo scenario competitivo e precario, l'Europa ha capito che se vogliamo far sopravvivere il nostro sistema produttivo, dobbiamo riciclare il più possibile, andare ad aggredire quelle vere e proprie miniere di materiali che sono i nostri bidoni, Mastelli e ahimè, a Firenze, Cassonetti. Torneremo sul tema bidoni, Mastelli, domiciliarizzato, Cassonetti e quant'altro. 20 sono i materiali critici, questo è un altro elemento che si connette al tema della precarietà del sistema produttivo europeo. Sono i cosiddetti materiali critici che sono stati censiti ufficialmente nella strategia tematica sui materiali critici dell'Unione Europea. Sono 20 materiali, ci sono dentro le terre rare, c'è dentro il cobalto, ci sono dentro le rocce fosfatiche che servono per alimentare il nostro settore primario, cioè l'agricoltura e quant'altro, che sono vitali per l'economia europea, ma di cui l'Unione Europea non ha una produzione interna. Anche qua il tema è come facciamo a garantire l'approvvigionamento in uno scenario internazionale connotato da crescente precarietà, riciclare il più possibile. Perché se riusciamo a tramutare i modelli da lineari in circolari, allora gli scarti di un precedente ciclo di produzione e consumo diventano le risorse per alimentare un successivo ciclo di produzione e di consumo. Terzo numero, 500 kg, con alti e bassi, perché poi la Toscana nella sua media rappresenta una delle situazioni più dissipative a livello europeo. Sono i chili che mediamente un europeo produce di rifiuto urbano. Quindi rifiuto delle famiglie, più il cosiddetto assimilato, cioè quello delle attività che per quantità e qualità producono dei rifiuti che possono essere assimilati ai rifiuti urbani. Piccoli negozi, scuole, mense e così via. Ho già detto che ci sono gli alti e bassi, perché io ho preso nota del dato aggiornato 2020. Della produzione dei rifiuti della Piana, i 540 kg, in realtà mi sembra basso e sarei disposto a scommettere che sia un po' di più. Però di sicuro in questo c'è anche l'effetto virtuoso del fatto che sempre più comuni, a partire dalla zona dei 540 kg erano relativi forse alla provincia di Firenze nel suo insieme, ma c'è l'effetto virtuoso del fatto che sempre più comuni adottano modelli domiciliarizzati. Io vi ricordo le stesse discussioni che oggi facciamo qua in questa sede 10 anni fa, 15 anni fa, che andavo a farle ad Empoli, dove mi veniva detto: ah, ma no, ma non siamo adatti a fare in porta a porta. E adesso la zona empolese Valdelsa è una delle situazioni più avanzate in Italia e in Europa sui livelli di raccolta differenziata. Ci sono comuni che addirittura superano il 90%, è tremendo. A noi poi le percentuali interessano fino a un certo punto, perché le percentuali sono una percentuale, ma una percentuale di quanto? Per questo noi da tempo abbiamo adottato una diversa metrica della virtù, che sono i chilogrammi abitante annuo di rifiuto residuo, perché bisogna tenere da conto anche quelli che sono gli sforzi virtuosi sulla riduzione, il riuso, cioè tutto quello che viene prima della raccolta differenziata del riciclo del compostaggio. E l'unico modo per tenere insieme i risultati di riduzione, riuso, riciclo e compostaggio sono quanto ti avanza, quanti chilogrammi ti avanzano alla fine di tutto questo da mandare al tuo smaltimento. Ci torneremo anche su questo. 500 kg comunque, beh, qual è il nostro peso medio? 60, 70 kg ognuno di noi, no? E caspita, siamo quasi, è un ordine di grandezza in più. Questo ci dà una misura di quanto siamo dissipativi. No? Un altro numero, 400. 400 è il numero delle comunità che in Europa hanno adottato la strategia di rifiuti zero, a partire da una comunità toscana, Capannori. Capannori nel 2007, primo comune che proprio in una battaglia analoga alla vostra contro un gassificatore che doveva andare a servire tutta la produzione del Palper da cartiera a 160.000 tonnellate, e nel 2007, sotto la spinta di Rossella Ercolini, che sono sicurissimo voi conoscete, adotta la strategia rifiuti zero. Da allora 250 comunità circa in Italia e 400 in tutta Europa hanno adottato questa strategia. Poi vedremo cos'è il rifiuti zero, che cosa dà in termini operativi per dare concretezza alla visione dell'economia circolare e quali sono i risultati che consente di raggiungere. Bene, quindi è su questi numeri che si può cominciare a ragionare per capire
Dove sta il disallineamento, no? Tra la necessità di reperire sempre i materiali per alimentare il sistema produttivo e quanto siamo dissipativi invece, no? E quindi si tratta di passare da quel modello lineare che è basato, come dicono gli inglesi che sono bravissimi a trovare frasi sintetiche e ad effetto, sul take, make, waste. Take, preleva risorse. Make, trasformale tramite la produzione industriale, waste, smaltisce gli scarti. Questo determina non solo un ordine di impatti, ma due ordini di impatti. Perché oltre allo smaltimento finale c'è il continuo prelievo di risorse dall'ambiente naturale, in testa tutto quanto. Se riusciamo a trasformare questo modello lineare in modello circolare, allora questa è la pietra filosofale, no? Per garantire la sopravvivenza, la sostenibilità e il più lungo respiro di tutto il sistema produttivo nel suo complesso, proprio secondo gli elettrici di maggiori sostenibilità. Chi conosce questo signore? Non è un uomo di Firenze, la bandiera che si prevede alle spalle dovrebbe dare qualche indicazione. Questo è Carmen Ubella, l'attuale commissario europeo all'ambiente. Ma guardate, questa è un'altra cosa che io dico sempre, cioè il fatto che l'Europa stia facendo condizionare in misura così pesante e virtuosa la propria agenda politica dal tema dell'economia circolare, da che cosa deriva? Non è che a Bruxelles siano rimasti preda, no, di un manipolo di ambientalisti d'assalto, di ma adesso veramente arriviamo noi e mettiamo tutto a posto. No, questi sono profili politici assolutamente conservatori. Per me Novella è un conservatore di Malta, figurati. Juncker, sapete il profilo politico che lui ha dietro, il suo vice Timmermans è più progressista, ma non estremamente progressista, viene dall'Olanda, ma anche chi gli precedeva, Barroso, il presidente della precedente Commissione Europea, un conservatore portoghese, Potocnik, un conservatore sloveno, eppure Potocnik è il padre dell'agenda sull'economia circolare. Ma che cosa fa sì che dopo si siano fatti contaminare da questa visione virtuosa relativa alla sostenibilità che sta attorno all'agenda dell'economia circolare? Proprio quello che dicevamo, che loro si sono accorti che o si fa così o non c'è futuro per l'Europa. O si fa così o non c'è futuro per l'Europa. E di fronte a tutto questo, vi rendete conto della potenza di questo messaggio? Le polemicucce che fanno gli amici della terra, i figli che vogliono l'inceneritore e quant'altro, ma sparisce tutto questo, sono davvero delle piccinerie incredibili queste cose qua. Ma andiamo avanti. Allora, quindi attorno al tema dell'economia circolare ci sono tutta una serie di motivazioni che non fanno solamente riferimento al settore ambientale, che già abbiamo citato per sommi capi, la necessità di ridurre le due categorie di impatto, quelle che fanno riferimento all'estrazione di materie prime, quelle che fanno riferimento allo smaltimento degli scarti, ma ci sono anche motivi economici, perché è chiaro che attorno a questo c'è una grande operazione di efficientamento del sistema produttivo nel suo complesso. Le strategie rifiuti zero, molto prima di Capaldi, che è stata la prima comunità in Europa ad adottarle, ma sono nate in ambito industriale e sono nate come strategie di efficientamento del sistema produttivo, perché riuscire a minimizzare il quantitativo di scarti significa risparmiare sulle materie prime e risparmiare sullo smaltimento. Ecco perché Toyota, Xerox, la Microsoft, recentemente Google ha dichiarato che vuole conformare il proprio sistema produttivo al tema rifiuti zero e quant'altro, proprio per l'efficientamento complessivo del sistema produttivo. Tanto che la società di consulenza strategica McKinsey, una delle grandi società di consulenza strategica, ha calcolato in 1,8 triliardi di euro, migliaia di miliardi di euro, il beneficio complessivo per ogni anno per il sistema produttivo europeo. 1,8 triliardi di euro è comparabile con il prodotto nazionale del mondo italiano, quindi non sono numeri che possono essere trascurati questi. I motivi occupazionali: 580.000 nuovi posti di lavoro che sono stati valutati nell'Extended Impact Assessment, la valutazione ambientale strategica che ha corredato la prima proposta del pacchetto economia circolare. Questo però sarebbe solamente l'indotto occupazionale diretto, cioè più posti di lavoro per la raccolta differenziata e per gli impianti di compostaggio e riciclo. C'è poi l'indotto indiretto, cioè qualcuno dovrà produrre le tecnologie e le attrezzature per la raccolta differenziata, per il compostaggio e per il riciclo. E sempre più persone si dovranno applicare
a quella riprogettazione virtuosa del sistema per rendere sempre più riciclabili e riutilizzabili beni e materiali che attualmente sono poco riciclabili e riutilizzabili. Ecco, tutto questo è un ulteriore indotto, un indotto secondario virtuoso dell'economia circolare, su cui in Europa valutazioni non ce ne sono state consolidate, però negli Stati Uniti, che fanno 300 milioni di abitanti rispetto al nostro mezzo miliardo di abitanti in Europa, quindi se volete potete fare la proporzione, negli Stati Uniti hanno parlato di 1,2 milioni di posti di lavoro. È un'altra sfida che, vista il congiunto occupazionale, non possiamo assolutamente abbandonare. E poi i motivi geopolitici, che sono quelli che vi ho rappresentato prima, cioè la necessità di garantire un futuro al sistema produttivo europeo in uno scacchiere globale che è connotato da crescente competitività, precarietà degli approvvigionamenti e così via. Bon. Allora, quanto più ci avvicineremo a quel modello circolare, tanto più riusciremo a garantire un futuro al sistema produttivo, ma noi stessi, al nostro territorio, ai figli e quant'altro. Ora, rispetto a questo, anche qua, vediamo uno degli elementi che io metto sempre alla base delle mie presentazioni è la caducità delle convinzioni delle nostre controparti. Perché io nell'89 ho cominciato a occuparmi di queste cose. Se volete fare un calcolo subito, chissà quanti anni c'ha, avevo 5 anni nell'89. Fate subito il calcolo, ne ho 32 adesso. Ma quando nell'89 io mi occupavo di queste cose, non esisteva nessuna legge, né nazionale, né direttiva europea, né legge regionale, che prevedesse un obiettivo numerico di raccolta differenziata. La prima regione in Italia fu nel 1993 la regione Lombardia, con la legge regionale 21 del 93, e stabilì un obiettivo del 25%. Una cosa che oggi ci sembra ridicola, ridicola, e che allora invece sembrava rivoluzionaria, sarebbe positivo, ma sembrava assolutamente velleitaria, impossibile da conseguire. Eppure quello stesso anno, guarda caso, nel 1993 ci sarà stato un allineamento di pianeti, noi introduciamo il primo porta a porta in Italia, in quel comune che da allora ha fatto da modello di riferimento e che poi con varie declinazioni ci ha consentito di estendere il sistema in altre zone del nord Italia e poi l'avanzata verso sud e così via. Una carrellata che faremo fra poco. Berlusconi nel 93 introduce il porta a porta, arriva al 60% di raccolta differenziata. Voi ci dicevate che non si può fare il 25%, siamo al 60% a Berlusconi. Poi, 1997, quest'anno è stato celebrato il ventennale, decreto Ronchi, decreto legislativo 2297, si è rotto il 35%. Nel 2008 la direttiva 98, alias direttiva quadro, adotta un obiettivo comune europeo del 50% al 2020. Ad oggi voi sapete che l'obiettivo nazionale nel testo unico ambientale è il 65% di raccolta differenziata, quel 50% è un obiettivo di preparazione al riuso e riciclo, quindi un obiettivo di recupero materia, quindi dovrebbe essere calcolato al netto degli scarti dei processi di riciclo e compostaggio, per cui per arrivare al 50% di recupero materia dovrei fare circa il 60% di raccolta differenziata. Attualmente nel dibattito sul pacchetto economia circolare, Circular Economy Package, CEP sta per pacchetto economia circolare, l'obiettivo proposto è, di recupero materia, 65% nell'attuale proposta della Commissione Europea o 70% nella proposta dell'Europarlamento. Ora, a fronte di questa carrellata storica, è anche bello vedere come si è evoluta la posizione dei figli che vogliono gli inceneritori, che ce ne sono stati anche in altri territori, i figli che volevano gli inceneritori, poi si sono messi, grazie a Dio, a fare la raccolta differenziata. Perché gli stessi che ci dicevano nel 1993, ma no, ma il 25% non si potrà mai arrivare, e noi avevamo del gusto che faceva il 60%. Poi verso il 95 hanno cominciato a dirci sì, però in singoli comuni, ma a livello di area vasta, avevamo già qualche provincia, tipo la provincia di Lecco, la prima provincia che superò il 50% di raccolta differenziata. E ultimamente la loro ultima linea del fronte sembra essere diventata, va bene il 65, ma non un per cento in più. Questo anche in articoli di autorevoli fondi nazionali. Fino al 65% ci sono vantaggi, oltre il 65% non ci sono vantaggi. Insomma,
vi rendete conto, arriverà un giorno in cui questi arriveranno a dire più del 120% di raccolta differenziata non si può fare, e sono convinto che sarà l'unico momento in cui ci troveremo d'accordo, perché se diranno 119 noi diremo no, guarda che si può fare di più. Ma proprio per dire la caducità delle condizioni di cui questi si fanno ragione, la caducità. E in fin dei conti questo dimostra che nel mondo c'è chi fa le cose, e noi di sicuro siamo di quelli che fanno le cose, noi tutti collettivamente intesi, e ci sono quelli che all'inizio stanno a dire ma non ci riusciranno, e poi sono costretti a inseguirci, tipicamente a 10 anni di distanza, ma noi siamo pazienti, testardi e pazienti, e li sappiamo aspettare su queste cose. Andiamo avanti per continuare ad aumentare la forza, la consistenza delle nostre argomentazioni. Al contenuto del pacchetto sull'economia circolare vi ho già citato l'obiettivo di recupero materia al 65% nella proposta della Commissione Europea o al 70% nella proposta dell'Europarlamento. Peraltro la relatrice della proposta dell'Europarlamento, che andrà in votazione il 24 di marzo, la vostra corregionale, signora Bonafè, che ha fatto la relatrice di maggioranza, di sicuro quella diventerà la posizione dell'Europarlamento, e si spera che tra le due poi sarà quella dell'Europarlamento, ma comunque sarà il numero finale, 65-70. Il messaggio è chiaro, è potente, è icastico, e dobbiamo riciclare il più possibile, anche perché poi io sono stufo di vedere leggi anche nazionali che fanno falso ideologico praticamente, perché lo sblocco Italia come è stato costruito? Dicendo 65% di raccolta differenziata e calcolandotelo non come l'obiettivo minimo ma come l'obiettivo massimo di raccolta differenziata, quando in realtà quello è l'obiettivo minimo. Chi è che impedisce a un comune, una volta arrivato al 65%, di andare di slancio oltre rispettando i principi di sostenibilità e allineandosi con i messaggi che provengono dall'Europa? Eppure le leggi e i piani ti adottano il 65% come se fosse l'obiettivo massimo e ti calcolano la necessità di smaltimento sul 35% restante. Per gli imballaggi addirittura obiettivi più elevati, 75% o 80% della proposta del nuovo Parlamento, la promozione dell'eco design, questo sarà anche importante, soprattutto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma anche per tutta un'altra serie di beni e servizi, cioè progettare la produzione in modo che i beni e i materiali che noi immettiamo al consumo siano sempre più riciclabili, durevoli, riutilizzabili e quant'altro. E questo determinerà un effetto sulla riduzione complessiva del monte rifiuti, quindi quel 65-70% di recupero materia si applicherà a tonnellaggi comunque sempre inferiori, e la convergenza dei due effetti andrà a minimizzare la necessità complessiva di smaltimento. E poi la raccolta differenziata obbligatoria dell'organico. Ma va bene, andiamo avanti. Tra l'altro mi piace sottolineare assieme a voi che la prima proposta che venne adottata nel luglio del 2014 sull'economia circolare aveva come sottotitolo un programma rifiuti zero per l'Europa. Quindi quando ci dicono ma rifiuti zero non esiste, non hanno capito niente, perché rifiuti zero non è altro che una metodologia operativa che dà gli strumenti per concretizzare l'economia circolare. Ma più ancora di questo, rifiuti zero è una forma mentis, è la forma mentis di chi come noi ama definirsi sempre felice e mai soddisfatto. E noi siamo felici di trovarci il sabato pomeriggio a parlare di queste cose, e soprattutto siamo felici degli obiettivi che abbiamo già portato a casa, ciascuno nel proprio quartiere, nel proprio comune e quant'altro, ma non siamo mai soddisfatti perché sappiamo che a qualunque livello, anche se fossimo al 95% di raccolta differenziata, c'è un 96% da raggiungere, poi un 97%, un 98%. Ed è su questo che nasce la contraddizione con l'inceneritore, perché l'inceneritore vuole quelle dannate 198.000 tonnellate, no? È quello che vuole. Poi ci sono i contratti in modo per pieno che fanno sì che i comuni della Versilia, che erano costretti dal contratto, tra l'altro che era stato stabilito da un commissario nominato dalla regione toscana, a portare un certo tonnellaggio all'inceneritore di Pietrasanta, non direttamente perché doveva passare prima dalla produzione di CSS e poi andare all'inceneritore. E quando si sono trovati di fronte al decreto Rocchi, anzi testo unico ambientale, necessità di fare il 65% di raccolta differenziata, hanno detto noi vogliamo rispondere agli obblighi di legge, hanno introdotto il porta a porta, non avevano più tonnellaggi da mandare all'inceneritore, gli hanno fatto causa, l'hanno persa, sono costretti a pagare delle penali di decine di milioni di euro, si chiamano contratti vuoto per pieno. Ed è questa la cosa che mi terrorizza, e che conviene con tutta una serie di evidenze, vorrei che poi potremo in sede di dibattito approfondire
parlato di questi temi. Ci tengo solamente a rappresentare questo elemento che è sempre fondamentale, l'analisi del rifiuto residuo. Cioè noi siamo rifiuti zero, ma siamo così innamorati dell'analisi del rifiuto residuo, perché proprio è un inventario di informazioni incredibilmente efficace quello, cioè ci fa capire che cosa non funziona nel sistema, quali sono le patologie del sistema, e quindi dare poi un feedback, un input, uno stimolo per un ulteriore miglioramento della raccolta differenziata se si tratta di errori di conferimento da parte della popolazione, evidentemente c'è stata informazione che non è stata perfezionata, oppure di dare un input al mondo industriale per la riprogettazione intesa alla massimizzazione dell'industria del ciclo. Gli effetti quindi quali sono? Ecco, guardate un attimo, perché poi in realtà, no, facciamo così, cominciamo a guardare questi. Questi sono i dati di Capannoli, giusto appunto. Capannoli che nel 2007 adotta la strategia rifiuti zero e anzitutto introduce la raccolta differenziata porta a porta. Vediamo che in quell'anno, nel 2008, in cui viene estesa tutto il territorio comunale, è stata fatta in quattro fasi, 45.000 abitanti in Capannoli, ma su 45.000 abitanti si potrebbe anche partire contestualmente su tutto il territorio. La città di Milano, che ad oggi è la città più grande al mondo, che fa il portaporto integrale, incluso l'organico, sul 100% della popolazione, ha individuato quattro step e ogni step si è arrivato a 350.000 abitanti. Firenze, 350.000 abitanti. Dopodiché, allora, introducono la raccolta porta a porta e che cosa succede? Che aumenta la parte blu delle barre, cioè quello avviato a riciclo e compostaggio, ma c'è anche una diminuzione complessiva della montata dei rifiuti. Noi abbiamo intuito subito, perché già da Bellusco 1993 ci accorgevamo di questo effetto. In realtà c'è una coerenza scellerata tra cassonetizzazione e necessità di alimentare sistemi onnivori di smaltimento. E l'incenito è un sistema onnivoro di smaltimento, vorrebbero vedere tonnellate di rifiuto da trasformare in energia a un basso indice di efficienza energetica. Perché? Perché noi dicevamo, caspita, 20% in meno di produzione del rifiuto, possibile che l'effetto educativo del porta a porta, no? C'è anche un effetto educativo, perché il porta a porta ti responsabilizza direttamente e ti fa interrogare sui tuoi comportamenti anche in sede di acquisto. Però in realtà lì c'è soprattutto l'espulsione dell'impropriamente assimilato. Cioè, in quegli anni ARR faceva continuamente regolamenti tipo sulla riassimilazione dei rifiuti. Però era di assimilazione contabile, cioè si diceva ai comuni, togli dai ruoli di imposizione, all'epoca c'era la tassa, adesso la tassa sui rifiuti, togli questo tipo di utenze perché non è giusto avere un'assimilazione larga di rifiuti. Sì, loro li toglievano dalla base impositiva della tassa, per cui rinunciavano alle risorse, ma i rifiuti si ritrovavano lo stesso nei cassonetti, perché il cassonetto è uno spazio permanentemente disponibile per buttare dentro rifiuti che urbani non sono. Appena tolgo i cassonetti e faccio il porta a porta, tutto questo effetto viene riassorbito. Ed è il motivo per cui negli anni 80 e 90 la Toscana è diventata, assieme all'Emilia Romagna, la principale regione, la regione con la più alta produzione pro capite di rifiuti. Ma non è perché voi siate particolarmente sporcaccioni rispetto agli altri, che ci sono quei cassonetti da 3,2 metri cubi, in cui il rifiuto industriale ci va a finire, vi assicuro che ci va a finire. Ed è lo stesso motivo per cui dove si introduce porta a porta, come a Capannoli, si ha questo riassorbimento poi puntualmente il 20%. A me si diceva, sì, però quelle sono situazioni turistiche, e guarda caso, il Veneto, che fa 430.000 abitanti all'anno, non mi si dica che, anzitutto non mi si dica che ha un tasso di sviluppo inferiore alla Toscana e anche all'Emilia Romagna, e quindi già abbattiamo il totem che la produzione dei rifiuti deve essere per forza di cose proporzionale al grado di sviluppo economico. Ma secondariamente non c'è turismo in Veneto, c'è Venezia, c'è la Riviera del Brenta, ci sono le Dolomiti, eccetera, eccetera. E però fanno 430.000 abitanti all'anno, perché il porta a porta consente di tenere sotto controllo molto meglio e di perequare il sistema, consolidandone i confini tra quello che è il rifiuto urbano e quello che il rifiuto urbano non è, e che impropriamente invece in Toscana viene pagato dai cittadini quando dovrebbe essere pagato dalle utenze.
Poi ci si dice, ma il rifiuto anche quello. Certo, il rifiuto anche quello, ma la sua responsabilità dovrebbe essere in capo al produttore del rifiuto, questo lo dicono tutte le direttive, tutte le norme nazionali, tutte le norme regionali e quant'altro, e soprattutto vi assicuro che quando con il porta a porta questo rifiuto viene espulso dal sistema di gestione degli urbani, i detentori di quei rifiuti che sono costretti a farsi dei contratti specifici dedicati alla gestione dei propri rifiuti, e non lo smaltiscono più come rifiuto indifferenziato, ma si danno subito da fare per vedere dove può essere riciclato, perché i rifiuti industriali sono grandi ammassi, in gran parte è un materiale altamente vocato al riciclaggio, perché si tratta di grandi ammassi di imballaggi plastici, grandi ammassi di strati legnosi, grandi ammassi di strati metallici e quant'altro. Tanto che già oggi è circa il 75% del rifiuto industriale che in Italia viene riciclato, circa il 75%. Bon. Secondo passaggio, introduzione della tariffazione puntuale. Due anni dopo si introduce la tariffazione puntuale, ulteriore aumento della parte blu delle barre e ulteriore diminuzione della montata complessiva del rifiuto. Alla fine l'effetto complessivo qual è? Appunto quella minimizzazione in chilogrammi abitante anno del rifiuto residuo avviato a smaltimento, che attualmente a Catania è ampiamente sotto i 100 kg abitante anno. Vedremo fra poco, anzi eccoli qua subito, i dati quanto sono estesi, quanto sono diffusi questi dati, perché poi vi diranno, prima obiezione sempre non si può fare, poi quando dite ma guardate che lì lo fanno, sì ma lo fanno solo lì, non è vero, sono dati sempre più ubiquitari. In Italia, nel 2014 è appena uscito il rapporto dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ISPRA del 2016 con i dati del 2015, ma nel 2014 non ho ancora aggiornato i dati, c'erano circa 1000 comuni sopra il 70%, 300 sopra l'80%, alcuni sopra il 90% anche in Toscana. Ma se vogliamo adottare quel nuovo parametro di misurazione della virtù, che sono chilogrammi per persona anno di rifiuto urbano residuo, centinaia di comuni sopra i 100 kg, 310 sopra i 75, molti sopra i 50, il migliore attualmente è attorno a 20 kg abitante anno. Ora, noi 700. A parte che c'è chi per arrivare a questi livelli 50-70 kg abitante anno, sì, ci ha messo un anno, due anni, non servono i secoli, introducete il porta a porta, e il porta a porta già fa esplodere le percentuali di raccolta differenziata e già dà quell'effetto immediatamente della riduzione del quantitativo complessivo di rifiuti. Però poi magari si possono aspettare due anni di consolidamento del porta a porta per introdurre la tariffazione puntuale, se non la si vuole fare contestualmente. C'è anche chi l'ha fatto con successo contestualmente, è stato tutte e due cose insieme. Ma noi sono dire due anni, sono due anni, non sono i 30 anni che dovrebbe durare un inceneritore. Due anni, provate a moltiplicare i 50 kg e non i 300 kg per la popolazione dell'alto del Toscana Centro. Vengono fuori numeri totalmente diversi. E questa è la battaglia in corso, cioè rendere possibile questa trasformazione virtuosa rispetto a quello che è la situazione attuale, andando a intercettare pienamente, dovutamente, tutte le istanze che derivano dal quadro di riferimento internazionale, la politica europea sull'economia circolare. Boh, tanti dubbi, va bene, ma adesso ci sorprenderebbe se tu riesci. Va bene, ditemi. Sì, a concludere perché ci sarà pochissimo. D'accordissimo. Perdone. Allora, un po' di ulteriori evidenze. Allora, questa è una slide che compara i dati di tutti i capoluoghi della Lombardia. E uno si aspetterebbe, bene, Lombardia, Milano fa 1.400.000 abitanti, Brescia fa 190.000 abitanti, Monza fa 130.000 abitanti, uno si aspetterebbe una situazione critica a Milano. Non è così. Non è così. Guardate un attimo. Allora, barre grigie, rifiuto urbano pro capite, dove è più alto? A Brescia e a Pavia, non a caso le due province con sovracapacità di incenerimento. Percentuale di raccolta differenziata, dov'è che è più bassa? Ancora una volta Brescia e Pavia. Quantità di rifiuto urbano residuo in chilogrammi abitante anno, dov'è che è più alto? A Brescia e a Pavia. Signori, sì, questa è l'evidenza dei fatti. Poi Pavia l'anno scorso ha deciso finalmente di passare al porta a porta perché non ha un proprio inceneritore, ce ne sono in provincia ma non ha il proprio inceneritore. Brescia ha deciso di rimanere testardamente ancorata a una raccolta con i cassoni, impostata sui cassonetti, hanno introdotto il domiciliare solamente per le frazioni comunali, ma l'umido e il rifiuto residuo lo mantengono stradale con il cassonetto e questo determina ancora questa situazione.
cioè più di 700.000 abitanti all'anno di rifiuto residuo, rifiuto totale, più come di 300.000 abitanti all'anno di rifiuto residuo, meno del 40% di percentuale di raccolta differenziata. Va bene, andiamo avanti. Ecco, poi però, siccome ho sentito che a Prato, allora a Prato mi confermate che ci sono dei gruppi politici che fanno le ronde anti porta a porta. Beh, meno male, che almeno non vanno a picchiare i migranti. Però vi diamo anche una risposta a questa cosa, perché se loro ritengono di farsi interpreti del sentito popolare, e ne abbiamo le risposte, ne abbiamo le risposte. L'unico modo per avere un'oggettivazione scientifica e statistica del sentito popolare si chiama indagine di soddisfazione d'utenza. E noi le abbiamo fatte anche nella situazione più critica possibile, cioè la città più grande al mondo che fa il porta a porta integrale, l'area Schinato. L'ha fatta l'ISPO, ma non dei dilettanti. Nel 2014, appena conclusa l'estensione totale del porta a porta a tutta la città, 79% dicevano che il sistema è abbastanza molto efficiente, quelli che dicevano poco per non efficiente, 6+1%, 7%. Poi sappiamo che quel 7% sono quelli che telefonano al sindaco, mandano la lettera ai giornali, rilasciano l'intervista alla radio, ma quello è il chiacchiericcio diffuso, è l'effetto della minoranza numerosa. Noi dobbiamo dire, noi li vogliamo ascoltare, perché loro segnalano quelle che sono le criticità del sistema e ci danno degli spunti per riprogettarlo e rafforzarlo. Ma non si torna indietro, non si torna indietro, perché il 79% ci dice che il sistema è efficiente. Volete avere l'aggiornamento perché esistono le curve di apprendimento del sistema? Nel 2015 è stata rifatta la stessa indagine, quel 79% è diventato 92%. Per cui c'è una curva di apprendimento del sistema. Il primo disagio magari tiene più bassa la percentuale di soddisfazione, ma è sempre ovviamente superiore al 50% e comunque aumenta ancora. Andiamo velocemente a concludere con la questione dei costi, perché anche questo è l'altro elemento che puntualmente, in maniera noiosa e noiosa, alimenta il dibattito, ma costa tanto, sì, poi non possiamo spingerci troppo perché viene a costare troppo. Anche qua faccio parlare i dati ufficiali di una ricerca fatta da una regione, Regione Lombardia, 10.000 abitanti, 1.547 comuni, quindi una base statistica assolutamente inoppugnabile. E fa vedere che all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata, questi sono tutti i comuni della Lombardia raggruppati per classi percentuali di raccolta differenziata, non c'è una tendenza all'aumento, piuttosto c'è una tendenza alla diminuzione del costo complessivo. C'è un leggero aumento dei costi di raccolta, ma non è neanche clamoroso, è qualche euro per abitante all'anno in più. Perché il porta a porta consente poi di fare quell'integrazione operativa del sistema, che è quello su cui io lavoro da sempre, cioè introduco porta a porta, siccome raccolgo tanto bene il numero, posso fare una drastica riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo. E questo significa un fattore di risparmio, peraltro mi fa anche da driver, da ulteriore fattore di promozione di una buona separazione anche delle frazioni conarie, perché meno raccolgo frequentemente il rifiuto residuo, più la gente mi mette fuori separatamente la plastica, la carta, il vetro, i metalli e quant'altro. Però al di là di questo, sì, c'è un leggero aumento del costo di raccolta, maggiori posti di lavoro, ma c'è una clamorosa diminuzione dei costi di trattamento e smaltimento. Gli unici a non essere contenti di questi sono gli genitori. Chiaro? Chiaro? Sono problemi loro, non nostri. E concludo semplicemente con questa cosa, perché l'altra cosa che vi dicono è l'inceneritore mi serve per minimizzare il ricorso alla discarica. Altra cosa alla quale rispondo da tecnico, non da attivista, siccome io nel mio ruolo di coordinatore scientifico di Zero Waste Europe quotidianamente mi trovo a gestire dati, comparazioni, valutazioni di questo tipo. Allora, esiste un paese in Europa, oppure esiste una città in Italia, che sono rispettivamente la Danimarca e Brescia, con un altissimo ricorso all'incenerimento. Si chiama reliance, affidamento del sistema all'incenerimento. Beh, producono più di 700.000 abitanti all'anno, ma per semplificare il calcolo ho messo 700.000 abitanti all'anno. Il 60% di questo va all'incenerimento, sono 420.000 abitanti all'anno, e il 25% sono scorie e ceneri, 105.000 abitanti all'anno. Dall'altra parte noi abbiamo un distretto rifiuti zero, non un singolo comune da situazione puntuale, ma l'area vasta con i migliori risultati in Italia al mondo, sta in Italia. Il consorzio contarina 2/3 della provincia di Treviso, incluso il capoluogo, sono 50 comuni per 550.000 abitanti, quindi
quindi si può fare benissimo la comparazione con il Lombardo Toscana Centro, con la provincia di Firenze. 350.000 abitanti hanno, l'85% è avviato a biciclo, il rifiuto urbano residuo sono 50.000 abitanti hanno, e l'impegno è a ridurre il rifiuto urbano residuo ulteriormente dell'80% entro il 2022, arrivando a 10.000 abitanti hanno entro il 2022. Ma che cos'è che consente questo? Cioè c'è una condizione di fondo. Il fatto che non essendoci inceneritore non c'è la necessità di garantire il tonnellaggio all'incenerimento. E questa è la differenza tra quello che vorrebbero fare a Sesto Fiorentino e invece la grande istanza di responsabilizzazione collettiva di cui noi siamo d'accordo. Va bene? Vi ringrazio.